Molte realtà aziendali rincorrono lo stesso obiettivo di personalizzazione da diversi anni. Che sia in ambito FSI, telco o retail, ogni brand vorrebbe ingaggiare in modo personalizzato la propria customer base, e non solo. Tuttavia, l'unica cosa che cambia è l'anno in cui queste aziende vogliono raggiungere l'obiettivo. Prima era 2010, poi 2015, 2020 e ora 2025. Di fatto, l'esperienza del cliente non migliora. Viceversa, la complessità dietro le quinte diventa sempre più difficile da gestire e la quantità di denaro sprecata per nuove cosiddette point solution non è più sostenibile. Bisogna pensare ad un modo diverso per affrontare la sfida della personalizzazione one-to-one, un modo che faccia sistema. Del resto, siamo onesti, la maggior parte delle esperienze dei clienti non solo non sono eccezionali, non sono neanche buone. Questo perché un cliente interagisce attraverso una serie considerevole di canali: email, SMS, push, messaging app, search, social, display, web, mobile, canali offline come filiali, POS, ATM, call center e diversi altri ancora. Ora, quando l'azienda si rivolge a un cliente attraverso questi canali, l'esperienza è solitamente incentrata sul singolo canale. Ed anche se questa esperienza può essere buona, è tuttavia avulsa e scollegata dal contesto, ovvero dagli altri canali. Personalizzazione su scala significa applicare personalizzazione coerente, contestuale, in tempo reale su tutti i canali. E la maggior parte dei brand oggi non è in grado di mantenere questa promessa, determinando di fatto insoddisfazione e frustrazione tra i propri clienti. Tutto ciò avviene perché l'ecosistema di applicazioni che l'organizzazione tipo utilizza è molto complesso e si è sviluppato nel tempo in silos. Ogni applicazione, infatti, ha un proprio database, un proprio archivio di profili, una propria definizione di segmento, una propria definizione di offerta e una propria definizione di giorni. Il risultato è che attualmente non si ha un'unica visione del cliente. Al contrario, si hanno 10, 15 o forse anche più visioni isolate del cliente, una visione per applicazione. E i dati che fanno parte di ciascuna applicazione spesso sono diversi e vengono condivisi solo parzialmente o non del tutto affatto. Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni utilizza il concetto di condivisione dei segmenti tra le soluzioni. Anche in questo caso, lo scambio di segmenti non è la soluzione ottimale, in quanto aggiunge latenza a tutto il processo, che si traduce in un'esperienza del cliente spesso non sincronizzata. Infine, le offerte e i giorni sono definiti in soluzioni puntuali e ancora una volta sono molto diversi da un'applicazione all'altra. Quindi, come si può parlare di personalizzazione in un contesto del genere? Progettare e offrire esperienze one-to-one che siano in tempo reale, omnicanale, coerenti e contestuali risulta di fatto impossibile. Per questo motivo, molti brand guardano al prossimo acronimo tecnologico per risolvere magicamente il problema. La buzzword del momento è la CDP, ovvero la Customer Data Platform. Quando si implementa una CDP, si hanno sostanzialmente due possibilità: fare la stessa cosa fatta finora più volte, ottenendo di fatto lo stesso risultato incompleto, oppure considerare un nuovo approccio. Dunque, è possibile acquistare una CDP di tipo Point Solution e implementarla nel proprio ecosistema, alla stregua di tutte le altre tecnologie stratificate nell'organizzazione, quindi dotata di un nuovo Data Store, di un nuovo Profile Store, un nuovo ambiente di segmentazione, un nuovo ambiente di offerta e un nuovo canvas di giorni per collegare ad essa la maggior parte di fonti possibili e creare di fatto una nuova unica visione del cliente, ovvero la quindicesima. Continuando quindi a creare segmenti proprio come nel 2010, nel 2015, nel 2020 e tuttora. Segmenti di migliaia o addirittura milioni di clienti che ancora una volta sono distanti dal concetto di personalizzazione one-to-one. Per cui l'implementazione di una CDP di questo tipo non vi aiuterà a raggiungere l'esperienza one-to-one, non oggi e nemmeno nel 2025. La seconda opzione consiste nel posizionare la CDP nel vostro ecosistema con un approccio esteso, end-to-end, una vera e propria piattaforma che dal basso dialoga con ogni altra applicazione, con l'intenzione di rimuovere la complessità. Una piattaforma di questo tipo è costruita per alimentare e razionalizzare tutto ciò che si trova sopra di essa. Dunque, deve eliminare gli archivi di dati a silos, deve razionalizzare le 10 o 15 singole visualizzazioni del cliente, fornendone di fatto una sola. E non in ultimo, deve fornire un ambiente in cui ogni segmento, offerta e percorso sia definito una sola volta. Questo ambiente si chiama Adobe Experience Platform, una vera e propria piattaforma realizzata da zero e sulla quale sono stati costruiti vari servizi applicativi che abilitano casi d'uso simili a quelli della CDP, ma in cui si ha anche la possibilità di definire giorni one-to-one, eseguire attività di omnichannel intelligence e alimentare canali come call center, POS, filiali e molto altro ancora, con le informazioni di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.
Ma una tecnologia è sempre e comunque un solo strumento, anche se si tratta della migliore piattaforma disponibile sul mercato. Infatti, se si pensa alla tecnologia come la soluzione magica e non si prendono in considerazione i cambiamenti reali in termini di persone e processi, il nuovo strumento non porterà a nessun risultato desiderato per i vostri clienti. I vostri team, del resto, sono già piuttosto isolati. E anche se avete iniziato ad adottare una mentalità agile per favorire l'interdisciplinarità, c'è ancora molto margine di miglioramento. I vostri team devono abbandonare la struttura anacronistica a comparti per favorirne una disegnata a livello di piattaforma, attraverso cui lavorare insieme sulla customer experience in modo concertato. È necessario quindi che i team isolati mettano a disposizione le loro competenze per unirle a quelle dei loro colleghi e costruire insieme un'unica definizione di esperienza del cliente, che porterà alla definizione dei giorni, alla creazione delle offerte e dei segmenti, utilizzando la base dei profili e il data store della piattaforma comune. Una volta fatto questo, le esperienze dei clienti saranno progettate per il successo e porteranno a fornire esperienze one-to-one in modo coerente, contestuale, in tempo reale e omnicanale, online e offline, proprio come dovrebbe essere. E allora potrete diventare la banca, la telco o il retail più personale già nel 2022.